Presidente, grazie. Io intervengo innanzitutto per ringraziare la Presidenza che a inizio seduta ha ricordato in modo egregio i tristi fatti che ci hanno interessato come territorio in questi giorni e nei giorni scorsi. Si tratta di eventi di particolare entità. Io arrivo da una regione, come la collega che mi ha preceduto, che ha avuto un ulteriore danno rispetto a quelli che già tutti quanti conosciamo. Però ho sentito molti che sono intervenuti parlare di dissesto idrogeologico. Io a questo proposito vorrei richiamare l'attenzione su un dato e riprendo parole che sono apparse sugli organi di comunicazione in questi giorni. Se non tocchi l'alberello e non draghi il fiume, la natura presenta il conto. Il bosco vive e deve essere curato e il greto del torrente dragato. L'inerzia, l'assenza e l'ignoranza a volte sono alla base di questi fatti. La tutela della montagna dovrebbe essere affidata alle comunità locali. Queste parole non sono mie, sono del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha voluto lanciare un messaggio che non soltanto pienamente condivido, ma non c'è ombra di dubbio che gli aiuti anche economici sono importanti, ma gli interventi sul territorio, quelli che ineriscono la gestione del territorio che l'uomo deve fare, devono essere consentiti, mi verrebbe quasi da dire liberamente consentiti, perché tutti siamo d'accordo che la salamandra piuttosto che il rospo ululone debbano essere salvaguardati, ma credo che debbano essere salvaguardate anche la vita della gente e spesso e volentieri si tratta anche di dover fare delle scelte rispetto a questo. E chiudo per far capire quello che stiamo vivendo in una realtà importante come la Liguria, una realtà importante dal punto di vista turistico. La principale località turistica della nostra regione è isolata e chissà quando potrà essere collegata a quei mezzi di comunicazione, se non soltanto per via mare, ma quando il mare è grosso, quella località piccola ma importante e conosciuta nel mondo è isolata. Bene, un tentativo di collegarla allargando un sentiero per poter far fronte a eventuali momenti di soccorso sono in queste ore fronteggiati e ostacolati da assurde forme di ambientalismo da salotto che chiedono di impedire l'allargamento di un sentiero semplicemente perché interessa un territorio di un parco. Io penso che anche in questi casi i problemi vanno risolti, vanno affrontati. E se elementi come il parco sono ostativi per la salute della gente, per la salvezza della gente, i problemi in alcuni casi vanno anche eliminati. Grazie, senatore Bruzzoni.